Professore, ma la scelta di raccontare con i fumetti un uomo e una donna della Resistenza a chi è venuta in mente? Ma innanzitutto, come amante della storia, mi piaceva il fatto che i ragazzi conoscessero due personaggi del loro contesto, perché comunque siamo tutti della stessa vallata, e in primis questo. E in secondo luogo perché molti dimenticano che il partigiano non era solo maschio, ma c'erano un sacco di partigiane donne, cosiddette staffette, che sì, consegnavano cibo, armi e quant'altro, ma sparavano anche, quindi era una cosa pericolosa anche per loro e rischiavano la vita tutti i giorni. La scelta del fumetto ha coinvolto i ragazzi più che un libro di storia? Sì, perché innanzitutto partiamo dal fatto del disegno. Molti di loro sono molto bravi. Molti di loro leggono i fumetti, non tanti, ma qualcosa soprattutto in ambito giapponese lo fanno, quindi era una buona base di partenza. E poi comunque il fumetto è molto immediato, molto incisivo, quindi direi che abbia funzionato molto bene. È soddisfatto di questo lavoro extracurricolare? Tantissimo.